Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se provassimo ad elencare i valori che ci insegna e rievoca in noi il mese di Ramadan, sarà sicuramente il dono il valore predominante nella nostra vita in questo mese benedetto, il mese in cui siamo maggiormente propensi a donare e a condividere il cibo con i più bisognosi. Però mi chiedo, se il dono nella vita del credente e dell'uomo in generale rappresenta quella campagna di beneficenza che va promossa annualmente oppure è un valore costante e che deve essere coltivato e replicato durante tutto l'anno, anzi, durante tutta la nostra vita. Il dono è quel valore innato nell'uomo, quella benevolenza umana si manifesta nel dono in tutte le sue forme, sia materiali che morali. I migliori modelli per l'umanità, ossia i profeti e i messaggeri, con le quali Allah guidò l'umanità nel corso della storia, furono l'incarnazione di questo valore. Il Corano racconta l'episodio di Mosè pace su di lui quando abbeverò per due giovani sorelle, perché vi era la folla di persone attorno al pozzo. Così furono tutti i profeti messaggeri nella storia. Ne citiamo un altro, ad esempio, il profeta Yusuf Pace su di lui, che quando ebbe l'incarico di ministro dell'economia e finanza nell'antico Egitto decise di dedicare una parte del raccolto ai popoli confinanti così lo era anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fu conosciuto ancor prima che ricevette la rivelazione per il suo essere a servizio della sua gente sia in termini di aiuti materiali che morali e dopo vi sono stati numerosi aneddoti di benevolenza da parte del profeta verso tutta la gente senza eccezioni quando si parla del valore del dono e l'importanza di tendere la mano d'aiuto al prossimo, spesso pensiamo subito all'aiuto economico o materiale. Questa cosa materializza l'atto di donare e lo priva di ogni senso di amore e di spiritualità. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam educa i suoi compagni e la sua comunità in generale sul senso del dono quando disse il tuo sorriso per il tuo fratello è una sadaka, è un atto di donazione, perché il senso del dono sta nel disegnare la felicità ed il sorriso nel volto del prossimo. Si racconta che la madre dei credenti, Aisha, Allah si è compiaciuto di lei, fu chiesta perché profuma la sua donazione prima di darla ai bisognosi. Disse: Lo faccio perché la sadaka cade nelle mani di Allah prima di quelle del bisognoso. Nel rapporto donatore-beneficiario si tende sempre a pensare che il donatore sia colui che dà e il beneficiario sia colui che riceve. In realtà è il contrario. Di solito quando doniamo qualcosa dei nostri beni proviamo un senso di soddisfazione, di pace, di felicità perché abbiamo adempiuto a un dovere. Ecco, in questo caso siamo stati noi ad aver ricevuto qualcosa. Inoltre, il fatto che qualcuno di noi diventa un mezzo con il quale si allevi la difficoltà di una persona, si dà un consiglio che cambia la vita di qualcuno, questo è solo una grazia di Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, cugino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse «Quattro persone nessuno li ricompenserà» quanto Allah subhanahu wa ta'ala tra cui una persona che passa la notte preoccupata cercando qualcuno che le dia una mano mi ha visto degno di aiutarla e si è rivolta a me. Il dono è un valore nobile ed è la via dei devoti, però a volte potrebbe trasformarsi in un'opera vana, come si racconta nella tradizione profetica se il credente dona quanto un dattero, Allah accresce la sua donazione finché non diventa come una montagna di buone opere nel giorno ultimo. Però questa montagna potrebbe crollare, potrebbe diventare un miraggio a causa di alcuni virus che potrebbero colpire l'atto di bene e renderlo del tutto vano. Ad esempio, quando pretendiamo di avere un ritorno, di qualsiasi forma da quella persona che abbiamo aiutato. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "O voi che credete, non vanificate le vostre elemosine con rimproveri e vessazioni". Un bel aneddoto lo racconta Abu Huraira radiyallahu anhu, compagno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, che dice: "Un giorno avevo così tanta fame che chiedevo ai compagni del profeta sallallahu alaihi wa sallam di qualche versetto, giusto come pretesto per invitarmi a casa loro per mangiare qualcosa. Loro mi rispondevano e non mi davano niente, non mi invitavano a casa e non mi davano da mangiare. Allora il profeta sallallahu alaihi wasallam vede questa scena di Abu Huraira e lo invita a casa e gli presenta una ciotola di latte. Però non gli dà questa ciotola ma li domanda di andare ad invitare i bisognosi della Medina, che erano di solito vicino alla casa del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E quindi invita i bisognosi ed è invidioso di loro perché voleva avere la ciotola da solo di latte, perché aveva così tanta fame. Sono arrivati i bisognosi alla casa del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e hanno bevuto tutti quanti e dopo il profeta sallallahu alaihi wasallam invitò Abu Huraira a bere anche lui ha bevuto e gli disse il profeta sallallahu alaihi wasallam bevi ancora bevi ancora finché disse Abu Huraira non ce la faccio più ed è così il dono la benevolenza la generosità è un ideale non la facciamo solo quando noi stiamo bene ma anche nel momento del bisogno dovremo essere donatori e benevoli.